Ciao ragazzi, ho appena finito di vedere WrestleMania e devo dire che, personalissimo parere, è una delle WrestleMania più belle che io abbia mai visto. Poi sicuramente la maggior parte dirà, ma cos'è sta roba senza senso? Dabbè, perché giustamente bisogna buttare fango sulla WWE a prescindere. Ma onestamente, io tra NXT TakeOver, che non sono riuscito a fare il video, ma è stato un pay-per-view pazzesco, e questo WrestleMania, io me ne... C'ho gli occhi che brillano da quello che ho visto, giuro, veramente. Credo che erano anni che non vedevo un pay-per-view così bello in WWE come questa WrestleMania. È stata pompata tanto, ma i risultati sono stati eccezionali. Tanti momenti di felicità, quasi commozione, quasi direi, perché veramente ci sono stati dei momenti davvero, non so neanche come dirlo, ma dei momenti belli, belli, commoventi in un modo o nell'altro. Veramente un'edizione pazzesca. Andiamo subito ad analizzare, a dirvi i risultati, così li analizziamo. Matardi vince l'Under the Giant Battle Memorial Trophy. Non è male come mossa. Matardi è un wrestler d'esperienza, forte, sicuramente non è mai stato magari in giro per i titoli del mondo in WWE, però è sempre stato un ottimo wrestler. E credo che in questo momento, dopo aver vinto la faida con Bray Wyatt, questo Memorial Trophy sia un giusto premio per la sua carriera e anche per il suo momento, che ci sta, quindi ci sta benissimo. Cedric Alexander ha vinto il Cruiserweight Championship vincendo la finale. Questi sono i match al buio che non abbiamo visto, che non si vedranno in TV, ma che so che ci sono stati. Anche qua credo che Cedric Alexander sia alla fine stato quello più carismatico e il migliore visto in questo torneo. Naomi vince la Battle Royale invece femminile, e anche qua Naomi è un'ottima wrestler. Ha eliminato per ultima Bayley. Io credo che Bayley e Naomi più o meno si compensassero, nel senso che sono wrestler molto buone, però per questo livello, perché quello che ho visto nei match titolati è un altro livello, cioè è un altro livello. Dopo adesso ne entreremo, ma per il livello della Battle Royale ci stanno queste due atlete qua a giocarsela. E cominciamo invece adesso col vero e proprio show, quello che abbiamo visto, quello che chi ha visto in TV, con Seth Rollins che batte The Miz e Finn Balor e si laurea campione intercontinentale. Ragazzi, qua credo che sia stato uno dei più bei match della serata, un match pazzesco, cambi di ritmi eccezionali, e alla fine l'ha vinto Seth Rollins. Però ragazzi, qua bisogna fare complimenti anche a The Miz e Finn Balor, perché hanno tirato su un match vero a 5 stelle. Voto a questo match gli do 8, perché veramente è stato un match pazzesco, pazzesco. Cioè non c'è un match, ve lo posso dire, non c'è stato un match che gli do meno della sufficienza, perché veramente è stata un'edizione che mi ha lasciato a bocca aperta. Poi Charlotte Flair batte Asuka, questa sorpresa perché molti davano Asuka favorita, e invece Charlotte vince e batte la streak di Asuka che durava da credo 3 anni. E insomma ragazzi, Charlotte è Charlotte, è la più grande, non c'è niente da fare. Asuka poi ha dimostrato di essere un'atleta pazzesca pure lei. Il bello poi l'abbraccio finale, è stato tutto bello, perché veramente davvero, davvero un bellissimo momento. E ripeto, il livello di queste due atlete credo che sia superiore a tutti. Insomma, un livello mostruoso. Un livello mostruoso. E credo che il match qua è da 8 e mezzo quasi, addirittura per essere una divisione femminile. E credo che, ripeto, tornando al discorso di prima, non ci siano atlete a questi livelli. Cioè, non lo so, veramente, atlete pazzesche, pazzesche. Complimenti a tutte e due, complimenti però soprattutto alla mia preferita, che è la Charlotte Flair, per aver vinto aver tenuto questo titolo. Questa è una vittoria che fa la storia, indipendentemente da... non vinci un'altra cintura, ma fai la storia a volte con delle vittorie. Questa è una di quelle. Poi ecco qua, Fatal 4-Way per il titolo degli Stati Uniti. Lì sono incontrati il campione Randy Orton contro Bobby Roode, contro Rusev e contro Jinder Mahal. Allora, intanto qua questo match do 6 e mezzo, perché non è stato un grandissimo match, ma ha dato dei colpi di scena. L'ha vinto Jinder Mahal. Ora, all'inizio anch'io ho storto il naso e ho detto, mia, Jinder Mahal. Però poi, pensandoci bene, dici, Jinder Mahal comunque è un atleta che viene da un titolo del mondo, non è che può essere cacciato via. E comunque, tutto sommato, come heel non è stato poi così male. Secondo me il titolo degli Stati Uniti ci sta nella sua dimensione, non è un atleta completamente scandaloso. Ci sta in questa dimensione, quindi un match, sì, un titolo che ci sta. Avrei preferito Rusev, perché io adoro Rusev, però diciamo che ci sta.
Kurt Angle e Ronda Rousey contro Triple H e Stephanie McMahon. Alla fine, come era logico, si doveva pompare Ronda Rousey, e alla fine Ronda Rousey porta la vittoria al tag team formato da lei e Kurt Angle, che ha fatto cedere Stephanie McMahon. E insomma, io credo comunque che quando si vedano, hanno puntato molto anche sulla nostalgia, no? E quando si vedono lottatori come Kurt Angle, Triple H, comunque è uno spettacolo, perché la tecnica di Kurt Angle è una qualcosa di sublime a 40 anni, cioè 40 e passa anni, io credo che abbia quasi 50 anni Kurt Angle. Ragazzi, è un lottatore che ha una tecnica sublime, 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 sublime. Triple H ha invece la personalità, che sa tenere il ritmo, sa tenere il ring, sa cosa fare. Insomma, delle quattro, alla fine quella meno a suo agio era Ronda Rousey, ma perché non aveva mai lottato in un match di wrestling, però ha fatto la sua bella figura, alla fine ha portato a casa la vittoria. Credo che sarà una di quelle atlete che, appena prenderà confidenza col ring, diventerà con Charlotte e As cioè Charlotte Asuka, Nia Jax e Mickie James, perché comunque c'è ancora Mickie James, e Alexa Bliss, credo che entrerà nel vortice delle migliori atlete che ci sono in WWE, penso, perché ad esempio a me Sasha Banks, Bayley, non ho niente contro di loro, ma sono secondo me un gradino sotto. Credo che Ronda Rousey, con la sua esperienza di lotta libera e di lotta, diciamo, cattiva, possa fare veramente molto bene in WWE. Titoli di coppia invece di SmackDown che vanno The Bludgeon Brothers, che vincono con Harper e Rowan battendo The Usos e New Day. Non c'è stata grande match qua, infatti il match qua gli do un 6 e mezzo, proprio gli do 6 e mezzo, perché di più non si poteva. Non si poteva perché il match è stato buono ma scontato, si vedeva subito che i Bludgeon Brothers avrebbero vinto e non hanno fatto neanche tutta questa grande fatica. Meritavano secondo me il titolo prima, si poteva evitare forse questo match addirittura in WrestleMania, proprio perché lo meritavano così tanto che è stato quasi scontato vederli vincere stasera, quindi assolutamente vittoria, assolutamente meritata. Poi arriva John Cena, comincia a criticare il fatto che non c'era Undertaker, che non si è fatto vedere tutto, finché Undertaker non arriva, e così incomincia il match. Undertaker distrugge letteralmente John Cena, lo distrugge letteralmente, e vince il match, forse il suo ultimo match. Ma con Undertaker, lo dicevamo anche l'anno scorso, come fai a saperlo se era l'ultimo match o no, ragazzi? Questo ha sette vite come i gatti, davvero un grandissimo di Undertaker. Che comunque quello che dicevo su Kurt Angle e Triple H, lo ripeto su Undertaker, nonostante sia un ex lottatore, perché ormai è un part-timer, però ragazzi ha ancora un carisma e una classe tremenda, ancora potrebbe dare ancora, cioè io vedo ancora tra Undertaker e John Cena una differenza mostruosa. John Cena comunque è John Cena, cioè è inutile, è un'altra categoria, un'altra categoria. Lui, Kurt Angle, metto Triple H, sono di un'altra categoria, non c'è niente da fare. Cioè, lo vedi, lo vedi, lo vedi. Al di là della vittoria in sé, match che qua 6 e mezzo, se vuoi dare, non puoi dare di più. 6 e mezzo, 7 per l'emozione di rivedere Undertaker, però alla fine match, ripeto, da 6 e mezzo gli do 7 proprio perché è l'Undertaker. Però grande, grande, grandissimo, grandissimo match di Undertaker ancora, che fa delle cose ancora adesso che molti altri lottatori non riusciranno a fare in tutta la carriera. Ha fatto una chokeslam e ha portato John Cena, se l'è portato l'anca di John Cena, ce l'aveva qua, non si vede bene, ce l'aveva qua, cioè la forza di tirarlo su così tanto, cioè è pazzesco. Poi c'è stato Daniel Bryan e Shane McMahon che battono Kevin Owens e Sami Zayn. Questo è stato un bel match anche questo, 7-7 questo match. Daniel Bryan che torna a combattere in un match, applausi a Daniel Bryan che vince, porta a casa la vittoria. E adesso salgono due cose: cosa succederanno a Sami Zayn e Kevin Owens? A mio avviso andranno a Raw, però comunque è un dubbio, insomma, che non potremmo mai sapere finché non succederà. E comunque applausi, perché comunque Daniel Bryan è veramente, anche lui è un grande lottatore, si vede che è anche lui il carisma dei grandi. È ancora freddo nel ring, nel senso che ancora si vede che è stato fermo tanto, però secondo me può solo migliorare perché la classe non gli manca di certo. Andiamo per il titolo del mondo tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura. Qua la sorpresona: AJ Styles vince, mantiene il titolo, e Nakamura torna heel. Alla fine picchia AJ Styles. I due hanno fatto un grandissimo match, tante mosse variegate, un match secondo me da 8 tutta la vita.
un bel match, e alla fine lo vince AJ Styles, che fa davvero un gran bel match, meritando il titolo. E quindi bisognerà vedere adesso la faida con Nakamura come proseguirà, ricordando che Nakamura appunto è diventato heel, quindi sarà una bella faida. Poi titoli di coppia di Raw, invece rivince Braun Strowman e il suo partner. Chi è il suo partner? Adesso ve lo spiego. Battono Cesaro e Sheamus, che comunque hanno fatto un buon match, è durato poco, quindi io qua gli do un 6,5, ma non per altro, ma proprio perché è durato poco, si è visto poco, è stato comunque un bel match. Cosa è successo praticamente? Braun Strowman è arrivato e ha scelto uno del pubblico. Ora io non so quando, io credo che sia stato scelto un ragazzino che si chiama Nicolas, tra l'altro. Credo che sia una cosa molto preparata, anche perché non è che puoi prendere uno che non sa nulla e metterlo sul ring. È stato scelto questo ragazzino Nicolas, che è dunque campione di coppia insieme a Braun Strowman, che non ha fatto nulla, se no ha dato un touch e poi Strowman se l'è ripreso subito. Ma credo principalmente, ripeto, che sia una cosa preparata e che andrà in giro con Strowman a difendere questo titolo. Fosse diverso così, se sarebbe diverso così, sarebbe una cosa molto particolare, perché vuol dire il titolo verrà reso vacante proprio per questo. Quindi credo che sia una cosa preparata assolutamente. Main event di WrestleMania: Brock Lesnar contro Roman Reigns. Qua tutti i bookmakers davano Roman Reigns vincitore, e invece Brock Lesnar esce ancora col titolo da WrestleMania. Ha fatto un match pazzesco Brock Lesnar, ha massacrato letteralmente Roman Reigns, che grondava sangue. A un certo punto Roman Reigns sembrava aver reagito con due spear, poi dopo Brock Lesnar l'ha preso, gli ha fatto l'F5 decisiva, 1-2-3, e Brock Lesnar tiene il titolo, un match da 7,5 per la sorpresa. Gli avrei dato 7, ma la sorpresa finale merita un mezzo punto in più, perché veramente questa qua era un risultato che nessuno avrebbe scommesso un centesimo su Lesnar a scadenza di contratto, che andava a tenere il titolo a WrestleMania. A questo punto due sono le cose: o Lesnar lascia il titolo vacante, magari dicendo che è stato qualche infortunio o qualcosa, o Lesnar ha rinnovato a sorpresa con la WWE senza che nessuno lo sapeva. Se è rinnovato, la domanda è: chi può tirar via il titolo a uno così? Perché quello che ho visto oggi con Brock Lesnar è qualcosa di mostruoso, una vera propria bestia. Forse veramente per battere un Brock Lesnar così ci vuole veramente uno storico, un Kurt Angle, un Triple H, uno di quel calibro lì, se no veramente la vedo molto molto dura, perché questo Brock Lesnar non è una beast solo di nome, ma lo è proprio di fatto. Ragazzi, questi sono i miei commenti sui match. Voto Pay Per View 8,5, ripeto, uno dei più bei WrestleMania, anzi azzardo 9, la perfezione 10 non la do mai, perché non si può mai dare 10, ma il 9 si dà, perché questo WrestleMania è stato uno dei più bei pay per view che abbia mai visto. Chiaramente i commenti sono andati per le lunghe, ma anche perché c'erano tanti match da commentare. Un applauso a tutta la WWE, a tutti i lottatori, perché hanno reso veramente uno spettacolo bellissimo. Tra l'altro poi io sono contento, perché io tifo AJ Styles, tifo Kurt Angle, tifo, non mi piace John Cena, volevo vedere la vittoria di Undertaker, tifo Brock Lesnar, insomma capite che, non, quindi mia sorella tifa Roman Reigns, quindi gli ho fatto la rivalità con lei, quindi insomma ragazzi, che si può chiedere? Braun Strowman speravo che vincesse, speravo che vincessero i Bludgeon Brothers. L'unica cosa, forse speravo che vincesse o Bobby Roode o Rusev, soprattutto Rusev, il titolo degli Stati Uniti, ma non si può volere tutto. Diciamo che mi accontento, tifo Charlotte spudoratamente, quindi. E tifavo Nia Jax, che non ho detto di Nia Jax, mi sono dimenticato. Nia Jax ha vinto il titolo contro Alexa Bliss, e questo è un match che io gli do 7, chiudo qua con questo match, gli do 7, ma soprattutto sono contento perché Nia Jax spesso ha dovuto fare la jobber per spingere gente che, come Sasha Banks o come Bayley, che secondo me non meritavano. Nia Jax meritava questo titolo da un bel po', finalmente l'ha ottenuto, sono molto contento per lei, veramente, perché se lo meritava. E dunque tifavo anche Nia Jax, quindi ecco, quindi direi che è stata per me un'edizione trionfale di WrestleMania. Ragazzi, io finisco qua questo commento, che è andato per le lunghe, 15 minuti di video effettivamente sono tanti, ma purtroppo c'era tanta carne al fuoco. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi eventi della WWE e di NXT, che se riuscirò a stargli dietro farò anche quello. Complimenti a WWE ed NXT per questi due pay-per-view di sabato e domenica, semplicemente perfetti. Ciao!